Ciao a tutti, sono Daniela Camuffo di Belluno, sono della comunità missionaria di Villaregia e mi trovo a San Paolo in Brasile, alla periferia di questa grande città. Il virus sta arrivando, è arrivato in ritardo, è arrivato dall'Italia qui e adesso stiamo iniziando ad organizzarci perché da questo fine settimana sono iniziate le restrizioni, quindi adesso siamo in casa. Il governo ha chiesto 2 settimane di quarantena, ma discorsa non di più. Quindi la settimana scorsa è stata una settimana un po' di... Ogni giorno cambiavano le cose, non si sapeva. Prima hanno iniziato a sospendere gli eventi, poi hanno iniziato a chiedere di usare meno i mezzi pubblici e un po' alla volta hanno iniziato sempre di più a chiedere di fermarsi e quindi da ieri siamo in casa e stiamo cercando di sensibilizzare le persone perché non tutti ancora capiscono, non tutti ancora ci credono, credono che sia una cosa un po' lontana, ma sta arrivando anche qui e quindi l'unico modo è proprio fermarsi e stare in casa. Noi comunichiamo il più possibile con le reti sociali, WhatsApp, Facebook, e in questo modo riusciamo a rimanere in contatto con la gente. E quindi, come lo diciamo qui, vorrei dirlo anche a voi, che l'unico modo è proprio di fermarsi e stare in casa il più possibile e cercare di vivere bene questo tempo, che è un tempo di una quaresima diversa, e di sicuro è un sacrificio che noi non avremmo scelto. Ma è quello che in questo momento il Signore ci chiede e quindi accettiamolo anche sapendo che Dio non fa nulla a caso. E quindi restiamo in casa e cerchiamo di volerci bene in questo modo.